Risponde Righetti con Di Pizzo, Ondoia, con Marcos Casini. Poi Loschi e Traini. Primo possesso del match. Con Marcos Casini che ha iniziato in quintetto, liberato Ndoia, bella circolazione di palla per liberare la tripla di Loschi. Primi tre punti della partita sono della Real Sebastiani. Ancora Ndoia che attacca forte contro Uccennani, stavolta va a segno Claudio Ndoia. Contro di lui la difesa forte di Ndoia che recupera il pallone e poi se ne va in palleggio incrociato, subisce fallo antisportivo, non vale il canestro secondo gli arbitri per l'uscita di Traini, blocco di Pizzo. Poi Traini si libera del pallone, bellissimo il gioco chiuso da Claudio Ndoia. Altro assist del numero 25 in situazione di post, poi la distrazione, Traini con il no look, bellissima palla per Ndoia, appoggio facile per il 25+10 Real Sebastiani con la Scandone che va subito dall'altra parte a ribadire dall'angolo, completamente svuotata, errore di Loschi. Con il palleggio alla fine, con la super stoppata di Di Pizzo. Furbo Dimitri Sosa, poi giocata non completata. Diomede in transizione, velocissimo da andare nell'angolo. Assist di Traini. Esultano Diomede e Traini. Da giocare nel primo quarto. Provenzani, un po' di spazio. Drigo che trova molto bene al volo Juan Marcos Casini. Tripla molto ben costruita del capitano della Real Sebastiani Rieti. Su di lui Gallipò. 10 secondi per la squadra di Righetti, Provenzani in palleggio, forzato il cambio, deve attaccare Provenzani, riconosce il mismatch, Riccio che poi si apre, riceve Riccio, poi palleggio, arresto e tiro del numero 20, correzione di Brunetti. Diomede, servito Sena in situazione di post contro Sosa, vantaggio per Enzo Sena, sfruttato alla grande dal numero 17. E come con la Real Sebastiani molto in difficoltà con la zona, altro canestro di Ani. Drigo attacca mettendo palla per terra, liberato Loschi, piedi a posto, stavolta la tripla entra a uomo per Avellino, Traini inseguito, palla per Loschi, finta, poi prende la tripla senza ritmo, Loschi, gran canestro. Drigo contro Ani, situazione di post per Ndoia, bella palla per Loschi, bellissima palla di Claudio Ndoia. Drigo, il blocco di Traini, si apre adesso Ndoia che senza pensarci prende il tiro da tre, è una pioggia adesso dall'arco per la Real Sebastiani Rieti. Costa e Uccennani, proprio Costa cerca il pallone per Riccio, messo in ritmo molto bene, prima tripla di Giampaolo Riccio, vuole il pallone sotto Di Pizzo, lo riceve con la chiusura dell'alto basso, gran canestro di Di Pizzo, di forza. 90 secondi per andare all'intervallo, pallone per Traini, di nuovo la zona, stavolta Traini la buca con una frecciata nel pitturato, ancora Di Pizzo, ancora una schiacciata con il palleggio ancora vivo di Traini, pallone per Ndoia, il taglio di Di Pizzo che libera Casini, tripla fantastica. Scusa, Danilo Mazzarese. Dunque quintetto che è cambiato anche per De Gennaro, qui Ndoia che deve forzare sulla grande difesa di Giampaolo Riccio. Adesso il palleggio di Gallipò, sfidato di nuovo al tiro, preferisce servire Brunetti che stavolta con il piazzato va a segno. Casini, bella circolazione di palla per liberare proprio Casini dal perimetro. Gran canestro di Casini, ben costruito, assist di Claudio Ndoia. Playmaker, su di lui Traini, lo lascia lì con un bel crossover Gallipò, ma poi Di Pizzo resta con lui. Palla che arriva nelle mani del numero 77, attacco da costruire per il numero 21. Lo show difensivo di Brunetti, bell'assist per Di Pizzo, grande ricezione dalla punta, sbaglia, poi rimane concentrato il numero 23 Mazzarese che riesce a recuperare il pallone, seguito da Mraovic, poi Sena che fa uscire di nuovo il pallone, bella palla di Provenzani per Diomede, tripla di Manuel Diomede. Solo due punti in tre giocate invece per concludere il discorso sul girone di due, perdendola Monopoli che dovrà recuperare le sfide saltate. Qui Gallipò si prende una tripla piuttosto comoda. Sosa per Ani, sfidato al tiro, si prende la tripla comoda, la segna Uccenna Ani. Adesso il blocco per Diomede, rimane su di lui Brunetti, lo può attaccare Diomede dritto per dritto,
il layup di Emanuele Diomede. Pesa Provenzani che corre, supera Ucenna Ani che cercava forse anche il fallo, Enzo Sena che corre, segna. Blocco e riblocco di Brunetti, ben servito qui da Gallipò, riuscito il gioco a due. Buona difesa di Sena, sfida che si ripete dall'altra parte, sempre post di Brunetti, mano destra, si appoggia al tabellone, bel canestro qui di Brunetti. Riccio prova a sfidare Provaroni, gli tira in faccia, segna Giampaolo Riccio. 0 su 2 Provenzani, che però è velocissimo a riprendere il pallone e a segnare. 5 secondi al termine, intanto con Provenzani che attacca, prova a cercare gli ultimi punti della partita, non li trova, suona la sirena, è finita alla Tensostruttura di Valmontone nella quarta giornata della Serie B, girone D1, prosegue la striscia di imbattibilità della Real Sebastiani Rieti.